big match di giornata. Ha vinto il Brescia per 5-1, eppure un pizzico di rimpianto c'è, perché se sullo 0-0 prima Mancuso e poi Marras avessero concretizzato due nitide palle gol su due ripartenze, probabilmente la partita poteva andare diversamente. Poi è stato molto bravo il Brescia a punire tutte le disattenzioni individuali e tattiche del Pescara, in riferimento a Canutè nel ruolo di mezzala, e ha chiuso sostanzialmente il match nel primo tempo con un netto 3-0. Ha realizzato, tra gli altri, Donnarumma, il suo 19° gol personale direttamente dagli 11 metri. È andata meglio nel secondo tempo l'assetto tattico, Pescara che si è messa a specchio con le due punte, Monachello molto attivo, ha realizzato il gol del 4-1, il Pescara, se non ci fosse stato Super Alfonso, poteva accorciare ulteriormente le distanze. Poi Torregrossa, in pieno recupero, ha realizzato il gol del definitivo 5-1, ammoniti Gravillon e Del Grosso, che erano diffidati e salteranno la trasferta di Foggia. La domanda è se il Pescara esce ridimensionato da questo scontro contro il Brescia per quanto riguarda le zone che contano, intese come zona promozione diretta, resta saldamente dentro la zona playoff. Brescia batte Pescara 5-1.